In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia, sia lodato Gesù Cristo. Quest'oggi è la festa di Pentecoste e anche la festività di Maria Ausiliatrice, 24 maggio. Ricordo che durante questa settimana tutti i giorni c'è una messa particolare e leggerne il testo, le preghiere, può essere un buon modo di seguire con lo spirito della Chiesa questa ottava di Pentecoste, che è così simile all'ottava di Pasqua. Durante questa ottava vi è anche il giorno di astinenza e di digiuno delle quattro tempora, mercoledì, venerdì e sabato. Domenica prossima, ultima domenica del mese di maggio, festa della Santissima Trinità. La messa a Modena, di consueto, quindi alle ore 11, e qui a Ferrara alle ore 17:30. Allora, come vi ho detto, siamo giunti appunto alla festività di Pentecoste, che ha un po' la medesima solennità della Santa Pasqua, può essere considerata come la Pasqua dello Spirito Santo. E come ho già avvisato da un po', adesso vi posso precisare, tra un mese circa a Modena avremo la gioia di avere la cerimonia della Santa Cresima, quindi il Vescovo verrà per cresimare chi lo desidera, chi ne ha bisogno. Sabato 27 giugno, il programma è il seguente: la Santa Messa del Vescovo sarà alle ore 10:30, subito dopo le cresime, che quindi saranno più o meno verso le ore 11:15, dopodiché chi lo desidera, vicino alla cappella, come sapete, c'è un ristorante, penso che potremmo trovarci lì, almeno per chi ha il desiderio di essere lì. Mi raccomando di avvisare il sacerdote, cioè il sottoscritto, per chi desidera ricevere la Santa Cresima, e pensare a tempo di procurarsi un padrino o una madrina secondo le regole della Chiesa. E siccome oggi è la festa di Pentecoste, la festa dello Spirito Santo, da cui appunto è nato tutto quello che riguarda questo sacramento della Cresima, ecco che possiamo dire due parole a proposito del secondo dei sacramenti cristiani: battesimo, Cresima, e quindi nella lista dei sacramenti è il secondo, e giustamente viene accostato al battesimo. Gli orientali addirittura conferiscono i due sacramenti assieme in una cerimonia unica. Noi latini meglio facciamo di conferire la cresima come una confermazione, ecco l'altro nome del sacramento, come una confermazione del battesimo più tardi, ma in genere verso l'età di 7 anni. Che cos'è il sacramento della Cresima? Il sacramento della Cresima è quel sacramento istituito da nostro Signore Gesù Cristo che ci rende perfetti cristiani. Perfetti cristiani. Cosa significa? Noi diventiamo cristiani col sacramento del battesimo. Il sacramento del battesimo è come una nuova nascita, una nascita spirituale alla vita sovrannaturale e divina. Come disse Cristo a Nicodemo: se qualcuno non nasce di nuovo, se qualcuno non nasce nuovamente nell'acqua e nello Spirito Santo, non entrerà nel regno dei cieli. Il battesimo è indispensabile per la salvezza, perché non si può ottenere qualcosa se non si è nati, e la nascita spirituale come cristiani avviene nelle acque rigeneranti del battesimo. Infatti
La vigilia di Pasqua e anche ieri, la vigilia di Pentecoste, erano anticamente i giorni riservati al solenne battesimo degli adulti, in cui viene anche fatta l'acqua battesimale. Tuttavia non si resta bambini. Nascere vuol dire avere la vita, e la vita è un continuo sviluppo, è una continua crescita. Ragione per cui anche la vita spirituale, la vita divina, la vita della grazia, la presenza di Dio in noi, di cui parla Gesù nel passo del Vangelo di oggi, non è fatta per rimanere inerte, sterile dentro di noi, ma per portare frutto abbondante, per svilupparsi e crescere continuamente fino all'età adulta. Questa età adulta è segnata da un sacramento che è quello della cresima. Anche se viene dato a un bambino piccolo, questo bambino è piccolo secondo la natura, nel corpo, nell'intelligenza che ha, ma non è piccolo spiritualmente. È giunto spiritualmente, per quel che riguarda l'azione divina, a questa maturità, a questa perfezione che conferisce la grazia dello Spirito Santo. Infatti anche un bambino può essere santo e può giungere ai più alti livelli della santità per opera della potenza divina. La differenza tra il battesimo e la cresima, che alcuni hanno negato, è invece chiara anche dagli Atti degli Apostoli. Noi vediamo come, per esempio, il diacono Filippo, quello che è famoso per aver dato il battesimo al ministro della regina di Etiopia, eppure era un semplice diacono, e che quando evangelizzava, portava il Vangelo in Samaria, battezzava. Ma per quello che concerneva invece dare lo Spirito Santo, cioè il sacramento della cresima, non gli era possibile. Ha dovuto chiamare gli apostoli, e Pietro e Giovanni si recano in Samaria per dare lo Spirito Santo a coloro che lo desideravano e che erano già stati battezzati, non a coloro che non erano stati battezzati. Ecco quindi che si tratta, come vi ho spiegato, di due sacramenti distinti, dove il sacramento della cresima è amministrato non da un sacerdote semplice, ma dal vescovo. Infatti con la cresima noi siamo annumerati nell'esercito di Gesù Cristo, diventiamo appunto dei soldati di Gesù Cristo, ci è impresso il carattere, cioè un segno spirituale indelebile che resterà per l'eternità, di soldati di Gesù Cristo. Ed è normale che quindi sia uno dei grandi ufficiali, potremmo dire così, nell'esercito di Gesù Cristo, cioè il vescovo, che chiama a raccolta e che insignisce sotto le bandiere del Signore, la bandiera della croce, i propri soldati, coloro che sono pronti a combattere per Cristo una guerra spirituale contro il demonio, contro il mondo, contro il peccato, contro noi stessi e contro tutti i nemici visibili e invisibili di Dio e della sua Chiesa. Dobbiamo farlo a fronte alta, giacché il segno della croce alla cresima ci è fatto sulla fronte. Dobbiamo farlo senza timore del carcere della morte, come ammonisce ritualmente, simbolicamente, quello schiaffo che il vescovo dà dopo la cresima e che significa i patimenti che noi dobbiamo essere pronti a subire per Gesù Cristo. Lo dobbiamo fare senza vergogna, senza arrossire della croce e di Gesù crocifisso, umiliato per il mondo,
ma adorato dagli angeli del cielo. Nella Cresima ci vengono dati in abbondanza i doni dello Spirito Santo. Nel battesimo già riceviamo tutto un organismo spirituale. La nostra natura è elevata a diventare partecipante della natura divina con la grazia santificante. Ci vengono infuse le virtù, oltre alle nostre virtù che faticosamente si acquistano facendo atti buoni, ecco che Dio ci dà delle virtù sovrannaturali, si chiamano infuse perché vengono da Dio, non prese da noi, ma vengono date da Dio, e soprattutto la fede, la speranza e la carità. E ancora sopra queste virtù infuse, ecco che vengono i doni, i sette doni dello Spirito Santo: la sapienza, l'intelletto, la fortezza, la scienza, la pietà, il consiglio, la forza, il timor di Dio. Non li ho detti in ordine, ma insomma sono più o meno questi i sette doni dello Spirito Santo. E questi doni dello Spirito Santo nella vita spirituale hanno un po' questa funzione. Vedete, mentre l'uomo fatica tantissimo ad avanzare anche solo di un millimetro nella strada di Dio, invece quando è lo Spirito Santo che ci sospinge, allora è la grazia di Dio ci fa fare in maniera efficacissima il bene che noi dobbiamo fare. Ci sono questi paragoni, no? Come con difficoltà si cava l'acqua dal pozzo e si annaffia un giardino, invece quando la pioggia scende dal cielo, ecco che feconda il terreno senza alcuna fatica da parte nostra. Come remare che è così faticoso, ma quando invece il vento soffia sulle vele, ecco che la barca avanza veloce senza la minima fatica dei marinai. Così i doni dello Spirito Santo rendono facile ciò che è difficile, spengono tutte le tentazioni e le difficoltà, danno lume e luce, e soprattutto si insiste sulla virtù di forza. Vediamo come gli apostoli avevano paura anche della loro ombra, si vergognavano della loro fede, come San Pietro vacillò di fronte all'inquisizione di chi? Di una portinaia. Ed invece, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, non hanno più timore, affrontano il carcere, affrontano la morte, non si vergognano ma si gloriano di Gesù Cristo. Il giorno di Pentecoste, 50 giorni dopo Pasqua, ecco che dopo 10 giorni di preghiera, lo Spirito Santo sotto forma di un vento impetuoso, perché Dio è Spirito, sotto forma di fuoco, perché Dio è ardore di carità, sotto forma di lingua, perché chi crede non deve tacere, ma deve testimoniare a tutti con le azioni e con la parola la propria fede, è disceso sui primi discepoli di Gesù Cristo riuniti attorno a Maria Vergine. Ebbene, la Cresima, senza i fatti straordinari di cui sopra, ci dà però questa presenza tutta particolare dei doni dello Spirito Santo, della grazia dello Spirito Santo, e imprime in noi appunto questo carattere indelebile. Sono solo tre questi segni spirituali che trasformano la nostra anima: quello del battesimo, quello della Cresima e quello dell'ordine sacro, che ci fanno partecipare, seppur in maniera diversissima, passiva i primi due e invece attiva per dare le cose sacre, l'ordine sacro, alla regalità di Cristo, al sacerdozio di Cristo. Come i re ed i sacerdoti erano unti con l'olio santo, così allo stesso modo il cristiano riceve l'unzione del sacro crisma in forma di croce nella Cresima, di quest'olio santo consacrato dal Vescovo il Giovedì Santo, e quindi è assimilato a Gesù Cristo. E come i lottatori dell'antichità
erano anch'essi quindi corroborati con l'olio, così l'olio santo ci costituisce lottatori spirituali nelle guerre di Dio contro il peccato, contro il demonio, contro il mondo, contro le tentazioni, come vi ho detto innanzi. Ecco perché la Cresima è normalmente richiesta per chi desidera ricevere il sacramento del matrimonio o il sacramento dell'ordine sacro, che si convengono a persone adulte già forti nella vita cristiana e quindi che hanno raggiunto quella maturità spirituale che lo Spirito Santo appunto concede con questo sacramento. Voi che avete già ricevuto il sacramento della Cresima, non dimenticatevi quindi che siete soldati di Gesù Cristo e riprendete in mano le armi spirituali. E voi che dovete ancora ricevere il sacramento della Cresima, non dimenticatevi di questa dolce presenza dello Spirito Santo che è in tutti coloro che sono in grazia di Dio e quindi desiderate di aumentarla proprio con il ricevere questo sacramento, confermando le vostre promesse che avete fatto al battesimo di credere fermamente in Gesù Cristo e di rinnegare per sempre Satana, il mondo e le sue opere. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia.